programma così. Se posso solo aggiungere che questa attuale situazione di classifica apre un po' le porte a Nicole Della Monica e Matteo Guarise, sempre che riescano a pattinare al meglio, ovviamente. Certo, perché lo ricordiamo, Mary Barton e Aaron Van Cleve erano davanti a Nicole Della Monica e Matteo Guarise, lo stessi Katrin Jankowska e Amish Gaman. E Vladimir Morozov, Gliadina Tarasova, che stiamo vedendo, hanno la quinta posizione con 57-13. E qui lo scontro è anche appena, con Valentina Mattei e Ondra Otrek. Vediamo. Dovrebbero aprire con un elemento spettacolare, un triplo twist tra i più belli della gara. Hanno mantenuto la parola. Vediamo che il disegno del programma comincia a complicarsi, ci sono transizioni tra i salti, non sono più solo rincorse, ecco un bel triplotolo, doppiotolo, insomma il livello sale. Tanti passi di collegamento. Questo è considerato uno dei lift più difficili, un reverse lift che anche i nostri italiani hanno fatto. La grande difficoltà della trottola in coppia è l'unisono, cioè il farla insieme e possibilmente il più vicino possibile uno all'altro. Salto lanciato. Molto bello, molto scorrevole, con una difficult variation della donna in aria molto ben eseguita. Errore. Qui l'esperienza gioca molto, perché errori nei lift possono essere molto pericolosi. Il saper salvare è importantissimo.
devo dire, molto bello questo programma, veramente molto bello, molto delicato. Ecco qui la soddisfazione dei suoi allenatori, tra cui Robin Solkovic. Questo programma, tra l'altro, con questo libero, la coppia Tarasova-Morozov ha battuto ai nazionali Stolbova-Klimov. Loro sono arrivati secondi, alle spalle ovviamente di Stolbova-Klimov, ma si sono presi, diciamo, il gusto o il lusso di battere Stolbova-Klimov, in assoluto in questo momento la prima coppia russa. Ma il programma anche a me è piaciuto, molto, cioè, bello, vero? Decisamente si entra nel vivo della faccenda, ecco, il livello è salito, e, insomma, non sono ancora maturi. Adesso non so cosa sia successo ai National, può darsi che Stolbova-Klimov abbiano commesso vari errori, quindi è chiaro che coppie, anche atleti potenzialmente migliori, poi il risultato lo fa la gara, quello che fai quel giorno, quindi se commetti tanti errori purtroppo vai indietro. Questo è stato un bellissimo abbraccio. Comunque bello, un programma gradevole, alcuni elementi tecnici molto belli, ma proprio dicevo l'insieme, il collegamento, sì, la connessione con la musica, ecco, si comincia decisamente a salire di livello. Intanto, mentre voi vedete questo abbraccio di Eugenia Tarasova e Vladimir Morozov con gli allenatori, noi stiamo già invece vedendo in pista i nostri Nicole Della Monica e Matteo Guarisi. Ovviamente c'è tanta attenzione su di loro, vogliamo questa maschera di Zorro, come la sanno fare? La sanno fare benissimo. Io sono proprio dispiaciutissimo, devo dire, dello short program, perché sono due ragazzi che hanno lavorato tanto dall'anno scorso, sono migliorati. E ripeto, saperle reggere la gara è molto difficile, questo tipo di gare, soprattutto quando si è a livelli di vertice, nella possibilità di essere al vertice, quindi vediamo, non posso che incrociare le dita. Intanto ne stiamo rivedendo, devo dire, sì, il bellissimo programma della coppia russa Tarasova-Morozov. Ecco, vediamo come sembra tutto facile quando è ben eseguito. Questi lift hanno una difficoltà incredibile, richiedono forza, richiedono una precisione di tecnica assoluta. E quando c'è questa tecnica e questa esperienza, tutto sembra così facile che veramente sembra che chiunque lo possa fare. Non è proprio così. E non è proprio così. Però veramente che questa parte. Questa spirale è bellissima, è un altro elemento difficile, un altro pensate alla forza che deve avere la donna per tenersi sulla lama e per scendere. GOI 1,30. Eh sì. Cioè, bellissima. Certo, vuol dire che ha preso dall'1 al 2 nella media 1,30, vuol dire che tutti i giudici hanno dato una qualità positiva, insomma. Veramente splendida, stiamo guardando la loro scheda e devo dire. E direi che tutti i GOI sono positivi, cioè. È molto importante questo punteggio, loro hanno 57-13 dopo lo short, e sono vicinissimi a Valentina e Ondra in questo momento, senza certo, alcun dubbio, vanno al comando. In questo momento non c'è dubbio che siano 183-02, cioè il loro season best, ma è veramente stato bellissimo, hanno un 7-89 per la performance, 7-75 per l'interpretazione. Certo. Che vuol dire tra buono, molto buono, cioè si comincia a salire nella golden area, dove, insomma, ecco, i punteggi esprimono.